Buongiorno Fabio, come stai? Tutto bene? Buongiorno Stefano, Buongiorno a buongiorno a tutti. tutti. Ottimo, ottimo. Eccoci qua di nuovo collegati, oggi diciamo in un orario pre-pranzo come in altre occasioni, ci stiamo un pochettino settando perché le necessità e le cose da fare da quando siamo online in realtà sono aumentate, non sono Sono di più, diminuite. decisamente. Quindi stiamo cercando semplicemente di settare le varie cose. Aspetta, mi metto le cuffie anche io, vediamo se c'è qualcuno collegato. Tanto poi sappiamo, per fortuna, che questi video rimangono online e che le persone hanno poi il tempo di rivederseli con estrema calma. Allora, E di vediamo. commentare. Chi ci segue, chi ci è collegato. Oggi parliamo di un argomento caldo, siamo sempre sul pezzo con te. Sì, ci proviamo, insomma, questo qui è sicuramente quello più atteso come tipologia di prodotto, come prodotto stesso. Cerchiamo, insomma, di sviscerarlo, di parlarne un po', di far capire al pubblico che lo attende, quali sono realmente le caratteristiche attese, aspettate. E il resto, insomma. Sì, anche perché è una di quelle situazioni. Intanto salutiamo Alessio che si è collegato. Ciao Alessio, a questo punto dacci tu un feedback se ci vedi e se ci senti bene. Speriamo di sì. È una di quelle situazioni in cui, come le uscite dei grandi film, no? C'è una chiamata alle armi da un po' di tempo oramai, no? Da tempo immemore, diciamo. Sì, da tempo immemore, perché gli annunci ufficiali sono di quest'anno, mi pare da gennaio, se non mi ricordo male. Però l'aspettativa del pubblico, no, oramai nel mercato c'è da qualche anno, no? Quindi in qualche Sì, modo. più che altro Canon ha iniziato già con la 1D Mark III a dilazionare le informazioni in progettazione e sviluppo, quando ancora il prodotto quindi era in procinto di terminare il suo processo produttivo e quindi comunque il tamtam web è parecchio scatenato al riguardo perché cerca di sapere giorno per giorno qualcosa di più, che sia la data di uscita, che siano caratteristiche video o fotografiche. Dopotutto sono entrambi segmenti lavorativi che hanno assolutamente alte aspettative a riguardo, visto che comunque un prodotto di fascia più alta del segmento R era atteso da tempo. Assolutamente. Nonostante la R, questo magari può essere poi motivo anche nel corso della chiacchierata, sia stato un prodotto che poi in realtà ha rispecchiato molte delle caratteristiche attese da gran parte del pubblico. Poi, insomma, gli aspetti sono diversi da valutare. Certo, no, ma questo visto anche il successo in negozio, insomma, della macchina, abbiamo tanti clienti che tra RRP, insomma, si sono appassionati a queste novità. Salutiamo intanto anche Michela che si è collegata. Oh, vogliamo dire una cosa così, vediamo se cade immediatamente l'ascolto. Allora, non sappiamo quando esce e non sappiamo il prezzo. Assolutamente no. Giusto? Allora, possiamo dire che sicuramente esce a breve. Ormai, diciamo, i termini si sono molto ridotti rispetto a quella che si poteva pensare che fosse l'uscita, quindi comunque non sarà un'attesa lunga. Questo, insomma, ci sembra abbastanza chiaro. La fascia di prezzo è molto indicativa. Indubbiamente sappiamo che è qualcosa di vicino al target di prezzo, visto anche la tipologia di prodotto. Vicino alla 5D Mark IV, probabilmente superiore, un po' superiore, di certo comunque è anche un prodotto che grazie all'upgrade proprio in termini di generazione si propone come un prodotto superiore, quindi è anche abbastanza normale. Poi l'invito è ovviamente che io faccio sempre al pubblico, indipendentemente dall'uscita dell'R5, insomma, questo vale per ogni volta che c'è l'attesa di un prodotto. È quello di comunque poi di non fare delle stime a testa propria, no? Di quella che può essere l'aspettativa di prezzo o di altre caratteristiche. È indubbio che è un prodotto sul quale Canon sta puntando tantissimo, questo era facilmente immaginabile. Mi fa piacere che nel corso delle presentazioni del mondo R, sin da quando è nato, Canon sta un po' rispecchiando, quello che io e i miei colleghi coach abbiamo sempre dato come comunicazione, ma non perché siamo dei veggenti, questo sia chiaro, ma perché conosciamo un po' la politica di Canon e sappiamo il rispetto che ha verso le tipologie di prodotto e sappiamo che segue un iter piuttosto logico, magari meno logico agli occhi dei più che stanno a sentire delle voci del web, no? Che rincorrono il tam-tam del web. In realtà, perché è un po' più dentro come noi, che diciamo così, viviamo di prodotto Canon.
indubbiamente siamo abbastanza tranquilli quando sappiamo che c'è un certo flusso di lavoro costante che infatti non a caso è partito da una serie alta di fascia delle ottiche. Certo. Molto chiaro Fabio. Allora, senti, mi pare che ci hai portato una cosa speciale per cominciare, Sì, giusto? sono piccoli contenuti che, voglio dire, rispecchiano il fatto di avere ancora poche informazioni a riguardo. C'è un piccolo video che Oh, questo sono io. indubbiamente, come dire, riassume un po' le caratteristiche che sono state enunciate. Mi Dimmi appropinquo quando sei a pronto. riprodurlo. Io ci dovrei essere. Allora, vediamo un Vado. attimo. Vai, quando vuoi. È un video senza audio, eh. Sì, più che altro qualcosa che tramite le immagini prova comunque a far vedere quello che sono state le anteprime di indiscrezioni però ufficiali di Canon rispetto alle caratteristiche e all'ergonomia e proprio alla parte anche prettamente più estetica del corpo macchina che si appropinqua ad uscire. Molto chiaro. Ce lo finiamo di vedere e poi lo commentiamo. Tanto Sì, saluto. già dalle prime immagini c'è qualcosa di cui parlare. Intanto salutiamo pure Giacomo che si è collegato. E questa è, Ciao, insomma, questa sarà, no? Perché, come dire, Giacomo. Questa sarà, eccola qui. stiamo parlando di informazioni a questo punto ufficiali, no? Che stanno comunque anche sul sito, diciamo, ufficiale della Canon. Quindi, Assolutamente. come dire, questi elementi che sono emersi sono elementi che con certezza faranno parte di questo nuovo strumento, no? Quindi questo è già un punto di partenza. Poi le variabili, come dicevi te, sono ancora tantissime. L'ultima delle quali fondamentale è quella di provarla. Sì, anche perché adesso vedendo le prime immagini subito si cerca di capire dimensioni, peso, quella che io chiamo, spero con un po' di ironia, insomma, la fotografia in 80 kg, no? Certo. Però si nota immediatamente qualcosa che rispecchia assolutamente l'ergonomia già mostrata dalla prima serie, dalla prima R. Mi sembra di notare forse qualcosa di un po' più massiccio, leggermente più grande, che permetta anche la presa migliore di ottiche più importanti. Penso all'85-1.2, al 28-70 f/2 o al 70-200 f/2.8. Intendi proprio nello Indubbiamente, spessore della maniglia? mi sembra un po' di sì. Mi sembra di sì. Mi sembra di vederla un po' più come si dice a Roma, ciotta, Pare. che può predisporsi bene comunque, perché comunque anche quella è un discorso che va incontro, no, a quello che diventa poi il line-up di un prodotto. È ovvio che un'esigenza più entry-level rispetto ad una professionale, magari utilizza un po' meno ottiche importanti proprio in termini di volume, di peso, di sbilanciamento, Certo. motivo per il quale per alcuni, soprattutto per la propria ergonomia della mano, era diventato immediatamente utile avere il battery grip che potesse aiutare una presa ancora migliore, no? Dipende poi quello ognuno dalla singola mano che si ritrova. Poi un'altra cosa che è stata subito notata, vediamo se c'è tra le immagini, se non, ecco, adesso qui, questo qui infatti ci dà l'opportunità di vederla un po' più, no, a 360 gradi proprio come macchina, questo Il filmato tour visto a virtuale 360. della R5, questo. Esatto, notiamo, abbiamo visto subito lo slot, il doppio slot di scheda, che sarà una CF Express più SD UHS2. Questo ovviamente è una scelta che va sia nei termini della professionalità del prodotto di avere un doppio slot di scheda, sia per le caratteristiche incredibili di video che questa macchina ha cominciato subito a mostrare, no, tra le prime caratteristiche, tra cui Numeri. ovviamente 8K, il fatto di avere il dual pixel in ogni tipologia di utilizzo video da effettuare, di non avere alcun crop, e che ha dato luogo ovviamente a tutta una serie di ipotesi su come dissiperà il colore, il consumo, la batteria, eccetera. Altra cosa che emerge è che adesso che la macchina ritorna nella sua parte back, nel suo retro, si può notare che c'è la mancanza della multi-touch bar, alla quale abbiamo parlato, in favore del famoso joystick, del tradizionale joystick per il passaggio dei punti di messa a fuoco.
anche questa era una cosa molto invocata dal pubblico della 7 e della 5, probabilmente più per, come dire, tradizione, come abbiamo detto anche parlando della R, in vista del fatto che comunque già la R stessa dava una possibilità assolutamente varia di potersi muovere all'interno dei tanti punti di messa a fuoco, della grande area di messa a fuoco a disposizione. Indubbiamente Canon, da questo punto di vista, sta ad ascoltare i feedback che arrivano dal pubblico, certo, e soprattutto dai professionisti, che è una politica che ha portato avanti, ricordiamolo, già dalla prima 7 che è uscita, cioè proprio il prodotto nato sulle richieste, sul feedback che arriva da un certo mondo fotografico. Motivo per il quale, quando ci sono delle novità, io provo a mettermi sempre nella mente, a mettermi nella mente degli ingegneri giapponesi che lavorano a questi progetti, e comunque il fatto di cercare di creare anche delle innovazioni e vedere come vengono accolte dal mercato, con la debita premessa che ogni innovazione ha bisogno di essere imparata. Io lo sottolineo sempre, e questo vale per noi che magari abbiamo in anteprima la possibilità di provare i prodotti, ancor più per le persone che magari partecipano ai nostri incontri ma che hanno il prodotto in mano 5-10 minuti. Io lo sottolineo sempre, sono 5-10 minuti nei quali puoi essere anche bravo a portare a casa una prova che già ti dà un parametro, però in realtà il prodotto ha bisogno di essere sviscerato, ha bisogno di essere utilizzato, stressato sul campo. Quelle sono le vere poi prove, i prodotti, i veri test. Certo, ma ti ricordi pure in occasione dei Canon Day o delle varie passeggiate fotografiche che abbiamo organizzato, la sensazione è che molti si approcciavano proprio anche solo alla R, no? Con le tre informazioni che avevano delle fotocamere precedenti, e inevitabilmente trovavano, no, un qualcosa che non funzionava a se stessi, ma perché proprio non conoscevano sufficientemente lo strumento. Una cosa che tu hai sempre ripetuto, certo, era quella di questa macchina, la EOS R, deve essere una macchina che deve essere inevitabilmente personalizzata, conosciuta, capita, no? Rispetto alle sue specificità. Assolutamente, ma più che altro non è un caso se io, come i miei colleghi, la maggior parte delle volte quando un utente viene a chiedere di un prodotto, rigiriamo subito la cosa e la domanda la facciamo noi: che cosa ci devi fare? Perché questi sono prodotti che si propongono per una moltitudine di utilizzi. Ogni tipo di utilizzo richiede appunto la customizzazione, la personalizzazione che dicevi. C'è l'utente tradizionale che si muove col punto centrale messo a fuoco e da lì non lo muove nessuno, anche i più grandi balzi tecnologici, no? C'è l'utente che ovviamente, vista magari la tipologia di scatti che devi fare, una di sport in generale, magari anche più complessi, ha necessità invece di sfruttare al massimo quelle che possono essere delle innovazioni innestate nel prodotto, come ad esempio mi auguro sarà il caso di questo nuovo detection che riesce a distinguere tra cani, gatti e uccelli, no? Animal quindi detection, saranno... che è proprio una cosa per fotografi detection d'avventura, no? Cioè, tu come fotografo animale, però. Beh, tanto voglio dire, hanno messo all'interno anche degli animali urbani, cani e gatti, quindi comunque, certo, anche volendosi muovere in terreni un po' più semplici, comunque ci viene incontro, certo, da questo punto di vista. Senti, ma una curiosità, non so se questo è emerso, ma il joystick nella messa a fuoco sostituirà, sì, la possibilità di avere la messa a fuoco su tutto il monitor? Probabilmente non se ne è parlato, però in linea di principio perché dovrebbe, mi viene da dire. Questo rispetto ti ricordi la EOS R, ne abbiamo parlato a lungo, la possibilità di mettere, certo, a fuoco utilizzando tutto il monitor oppure la sezione a destra o la sezione, certo, a sinistra, no? Certo. La presenza del joystick, che è un elemento invocato da molti, me per primo, sostituisce completamente la possibilità di mettere a fuoco sullo schermo, oppure non c'è dato da sapere, non si sa ancora. Mi auguro sinceramente che rimangano, come dire, che coesistano, certo, queste due possibilità, anche perché riprendo un discorso che abbiamo preso l'ultima volta che abbiamo parlato della R in termini di messa a fuoco, ovvero ricordiamoci sempre le differenze che ci sono di pubblico, ovvero persone che hanno avuto come primo corpo importante questo qui e che magari viaggiano su un'età di 18-20 anni. È indubbio che si affidino magari potenzialmente con più semplicità e più vantaggio rispetto a un touch and drag, certo, okay, che è la, certo, modalità che dicevi appunto di muoversi attraverso l'LCD.
un fotografo che viene da 20-30 anni di utilizzo del mondo Canon reflex tradizionale tramite il joystick, è anche giusto in parte che abbia più facilità di controllo della scena muovendosi tradizionalmente con il joystick. Certo. Anche perché, ripeto, mentre in termini fisici la multi-touch bar, come vediamo, prendeva esattamente il posto dell'attuale joystick, quella lì è una funzione attivabile e disattivabile da menu, che quindi non vedo perché non dovrebbe essere integrata. Anche perché ha a che vedere magari proprio col funzionamento del sensore, del dual pixel. Sì, esattamente, è una tecnologia proprio proprietaria del dual pixel CMOS AF, quindi... Certo. Sinceramente la mia aspettativa, ecco, per una volta c'è una mia aspettativa, è che coesistano assolutamente entrambe le tipologie di cambio e del punto di messa a fuoco. Senti, poi per il resto, dimmi tu. No, dicevo appunto, ecco, questa qui è forse la videata nella quale emerge uno spessore leggermente diverso di questa R5 rispetto alla R, dove appunto vediamo anche il vano, anche solo per fare spazio a questo vano di ingresso della CF Express più la SD, ovviamente di alta velocità di lettura e scrittura. E anche perché le caratteristiche video, ancora più di quelle fotografiche, probabilmente richiedono che questa macchina abbia le potenzialità per gestire questo enorme flusso di numeri. Pazzeschi, 8K. Vediamo qualche altra caratteristica, intanto rispetto alle richieste... Qui vediamo un po' un riepilogo, infatti, degli highlights, appunto, della R5. Allora, guarda, visto che ci arrivano le prime domande, sì, le raccolgo e poi te le faccio, però invito tutti a farci, certo, magari, se avete delle domande, le vostre aspettative rispetto alla R5, quali possono essere. Alessio, è stabilizzata? Ci chiede, ti rispondiamo a brevissimo, sì, e ora ti facciamo vedere in che modo. Vai Fabio. Sì. E allora, sostanzialmente, faccio una piccola premessa, c'è sempre stato una richiesta a volte della R con una o due aggiunte in più, e io quello che ho sempre sottolineato è stato dire, sarebbe un po', tra virgolette, grave mettere sul mercato un prodotto che depresse il precedente a distanza di poco tempo innestando solo una o due caratteristiche, vedi il doppio slot CF magari, no? CF più SD. Invece questa è stata una caratteristica che invece si è aggiunta a quello che diventa un prodotto nuovo rispetto alla R, stesso segmento, stessa idea di prodotto, ma indubbiamente che diventa più aggiornato proprio per le evoluzioni delle tecnologie che ci sono all'interno. Quindi ci dobbiamo assolutamente quindi aspettare un nuovo sensore, un nuovo processore, perché ricordiamolo sempre, sono quei due aspetti che vanno a braccetto e che servono ad assicurare la qualità a una risoluzione maggiore, una risoluzione che viene inevitabilmente anche dal poter garantire appunto i numeri di quelle che sono le caratteristiche video dell'8K, quindi ci si aspetta comunque un balzo in avanti in termini di risoluzione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 megapixel. Un milione di pixel. E vediamo caratteristiche in termini di FPS, dichiarate 12 FPS con l'otturatore meccanico e 20 FPS con l'otturatore elettronico. Questo, diciamo, vediamo, fotografi, come dire, una grande cosa, perché diciamolo anche proprio in termini di fotografia naturalistica, sportiva, no? Questo elemento di inserimento dell'eye detection, il dual pixel e l'elevato numero di scatti che possono essere fatti in modalità meccanica oppure in modalità, diciamo, utilizzando, diciamo, il dual pixel, ti permette di fatto avere a disposizione uno strumento anche sportivo, anche naturalistico, certo, non solo della street, certo, photography. Certo, certamente. È indubbio, infatti, che ci sono state delle richieste provenienti appunto dal mondo, come dici tu, della fotografia più sportiva, più dinamica quantomeno, no? Poi non è necessariamente che debba essere sportiva, o di avifauna, che erano assolutamente legittimi in termini di prestazioni. Io magari quello che ho sempre invitato a ragionare è stato riguardo a chi fa un utilizzo della fotocamera rivolto ad una fotografia anche un pochino più statica, che non vuol dire per forza il ritratto studio ovviamente, ma anche una scena semplicemente quotidiana di quella che può essere la nostra street photography di turno, della quale spesso ci troviamo a parlare e per la quale magari già una R era assolutamente un prodotto perfetto. Rimane un prodotto
perfetto anche per Ma quel genere. assolutamente sì, ma anche per contestualizzare il fatto, ecco, che poi io ovviamente mi diverte vedere quelle che sono delle polemiche ancora prima del fatto che esca, ma che fascia di prezzo avrà? Sarà troppo alta? Dipende, cioè, il professionismo inteso come vivere di fotografia lavorativamente parlando, e su questo credo che mi trovino unanimi tutti i fotografi che ci seguono e che conoscono anche il mondo Canon, non conosce di prezzo, nel senso che il fotografo si affida al prodotto che gli permette di portare a casa con maggiore affidabilità e sicurezza quel determinato risultato, punto. Però è una scelta che diventa professionale. La scelta amatoriale oggi già nel giro di 2 anni mette a disposizione dell'utenza ben 3 prodotti del segmento R, con un line-up di ottiche che va crescendo, perché anche tra lì, tra rumor e anticipazioni un po' centellinate da Canon, troviamo già un parco ottiche importante per chi volesse rivolgersi all'aspetto nativo delle ottiche, Certo. no? Che poi abbiamo sottolineato più volte, diventa un passaggio graduale per chi ha un corredo EF, giustamente, anche per far fronte a ottiche che ancora non esistono nel segmento RF, ma che volendo rivolgersi a come dire, un cambio a 360 gradi nell'ottica del mondo R, anche per avere una maggiore qualità, perché le ottiche R hanno mostrato subito di avere anche una maggiore qualità rispetto ai propri corrispettivi EF, diventa già completo. Certo. Anche solo in quello che può essere un Diciamo corredo. che è quella conclusione di cui tu ci hai ampiamente parlato, ma anche Andrea, no, nel corso del tempo, ovvero Canon, no, ha messo, come dire, un mattone al centro con la EOS R per capire come andare, no, nel mercato e quale fosse, diciamo, il mercato, oltre ad avere ovviamente delle proprie cose da dire già con quel prodotto. Nel frattempo ci ha costruito un line-up di ottiche che hanno, diciamo, sdraiato il mercato in termini di qualità, Qualità. dopodiché, quello che uno, come dire, l'appetito viene mangiando, e tutti quanti hanno detto: vabbè, allora senti, visto che ci sono queste ottiche pazzesche, magari no, fammi la macchina totale, no? Perché dalle Ma caratteristiche infatti. dici, scusami, le caratteristiche dice Sì, anche nel certo. video, questa cosa che leggo, cioè 8K RAW, no, magari molti non sanno che cosa può essere e cosa Certo. può essere utilizzato. Ma io per anni, negli ultimi 2 anni, ho sentito parlare di 4K e aprirò poi da solo volentieri una discussione con chiunque abbia fatto 4K negli ultimi 2 o 3 anni, no, per capire effettivamente che cosa ha realizzato come 4K. Dopodiché, quando volevano fare un certo numero di fotogrammi al secondo, andavano in Full HD oppure in HD, no? Qui stiamo parlando di Certo. 4K a 120 fotogrammi al secondo. Cioè, che è un dato che Grandi numeri. solo questo ti fa capire, no, come dire, che la battaglia di numeri, quando poi uno la vuole fare veramente, no, va fatta in altro modo. Ma poi, sai, sono perfettamente d'accordo con quello che dici, e che poi risponde anche al fatto che quando mi dicevano, ma perché Canon non tira fuori determinate caratteristiche che negli altri brand, no, anche vari brand, anche ottimi brand, sono già dilazionate nel prodotto? Perché Canon ha avuto una politica che sinceramente io ho compreso nel tempo, solo nel tempo, ovvero quella di darti una caratteristica soltanto nel momento in cui quella caratteristica come dire, la confermano al 100%, nella quale non c'è alcun se e alcun ma. Ecco. E questo rientra anche in questo discorso, ovvero, sì, ti ho fatto attendere, ci ha dato intanto quello che io ho detto a molti fotografi, anche di una certa carriera, gli dice, che erano già affascinati dal 51-2 di turno, dal 28-70 F2, e dicevo: utilizzate la R come veicolo voi per conoscere il mondo R, per abituarvi a un mondo nuovo, sempre nell'idea appunto di un fotografo 40, 50, 60enne, no? Certo. Come veicolo per sfruttare la qualità delle ottiche, sfruttare anche le caratteristiche già di immediatezza di messa a fuego, perché questo io lo ricordo sempre, il Dual Pixel CMOS AF è nella battaglia dei numeri l'autofocus più rapido su tutto il mercato, quindi, insomma era già una caratteristica che di suo dava dei vantaggi. Poi dicendogli sicuramente uscirà qualcosa tra 6 mesi, tra 1 anno, tra 2, però uscirà. A quel punto voi avrete già le ottiche che già vi entusiasmano, perché a detta vostra già giustamente vi entusiasmano, però già conoscendolo,
no? Perché in questo momento per voi la R diventa magari un secondo corpo da affiancare ad una 1DX, ad una 5D4. A quel punto la R5 di turno o quello che sarà anche un domani un prodotto più elevato diventeranno il primo corpo. Rientra sempre nella fotografia come percorso. La fotografia non è a compartimenti stagni, sono dei percorsi. Quando c'è un cambio generazionale come quello della nascita del segmento R, bisogna abituarsi. Io ho avuto estrema facilità ad abituarmi al mondo R, non a caso è diventato un acquisto che io ho concretizzato, ho sciolto i miei dubbi nel giro di una settimana da quando l'ho provata, perché sapevo dove andare a guardare delle caratteristiche che mi interessavano, ho detto ok, va benissimo. Oggi questa qui ti dà qualcosa in più come professionalità, come caratteristiche, sicuramente invoglia maggiormente al prodotto chi si occupa del compartimento video, questo è indubbio, io come sai nasco e sono più prettamente fotografico, no? Certo. Come aspetto, però anche le caratteristiche fotografiche a me non dispiacciono affatto per quello che già si sa. Senti, a proposito del video, per rispondere anche alla domanda di Alessio, allora c'è questo dual card slot, ma anche lo stabilizzatore in camera, l'IBIS. Ti chiedo queste due cose per quanto riguarda il video e poi una informazione, non so se riguarda anche il video, di che cos'è questo cloud service che ho sentito parlare un pochettino, penso di aver capito, ma magari qualche specifica in più ci può essere utile. Ma guarda, sinceramente, per quello che riguarda il cloud service, sembra qualcosa che ha un grandissimo potenziale, soprattutto a livello di backup per tutti o di professionalità per tutti coloro che appunto devono immediatamente scattare e mandare in cloud, cioè nel momento in cui scattano la macchina collegata, manda direttamente in cloud a piena risoluzione le foto. Questo in termini di backup, quindi di sicurezza di avere, quindi oltre al doppio slot di scheda, che era quello che si chiedeva, no? Certo. Avere anche una terza possibilità, perché sappiamo che Canon sono anni che si sperimenta in quelle che sono le formule cloud, sicuramente magari non arrivando a quelle che sono a raggiungere i livelli di alcuni competitor che fanno solo quello nella vita. Certo. Però indubbiamente anche quello lì è stato uno step di mezzo per arrivare a queste formule che si integrassero proprio come parte del pacchetto fotografico e non come una realtà se da utilizzare se vuoi, se puoi, che va magari a pezzi e bocconi. Questa sembra diventata una parte integrante del flusso di lavoro, perché poi è il 2020, il flusso di lavoro di un fotografo fa riferimento anche a queste realtà. Se gli vengono incontro diventano dei grandi vantaggi, anche e soprattutto nell'idea appunto di una grande rapidità di passaggio, no, degli scatti. Io ricordo assolutamente con piacere il fatto che quando con la 6D, la prima, venne integrato il wifi e ne parlavo magari, no, a chi presentava il prodotto, mi dicevano a me non interessano queste cose, perciò guarda che soprattutto se lavori, cioè io già lo sto utilizzando come strumento di lavoro. Un'agenzia giornalistica che ha necessità di una foto subito, un conto è che tu ti porti un computer dietro, no? Levi la Sky, scheda, certo. scarichi la scheda. Un conto è che tu per dargli immediatamente, perché la gara è poi è quella, l'ultimo minuto è quella, un conto è che tu finisci una piccola sessione di foto, ti ritagli 5 minuti di numero nei quali ti passi la foto alla massima risoluzione o ridotta sul telefono e la invii tramite mail. Tu in 10 minuti hai aggiornato la tua agenzia di stampa. A differenza magari di fotografi come te della tua generazione che devono fare tutto questo film per fare la stessa cosa e che perdono tempo, quindi quella battaglia in termini di velocità l'hai vinta tu. Certo. Sono aspetti di professionalità, non sono caratteristiche di prestazione, ma sono caratteristiche che integrano il flusso di lavoro e facilitano la vita del fotografo. Certo. In questo caso diventa una formula ancora più evoluta, giustamente, perché ormai la gara è ancora più veloce. Perché ormai l'interazione tra server, fotografi, agenzie è ancora più completa, è ancora più roboante e quindi va incontro anche a questo. Per quello che riguarda la stabilizzazione, anche quella era stata molto invocata, ovviamente l'aspettativa è quella, credo che ci fosse da parte di tutti, quindi questi 5 assi di stabilizzazione interna che poi vanno però in maniera congiunta con la stabilizzazione dell'ottica. Molto chiaro, quindi di fatto ci sarà uno stabilizzatore proprio del sensore che si abbina al funzionamento dello stabilizzatore dell'ottica. Vincenzo, abbiamo risposto all'inizio sul costo di uscita, è chiaramente la domanda che ci fanno tutti, non abbiamo una certezza, riguardati un attimo la diretta all'inizio e ci troverai le nostre risposte.
Allora, Ma tanto quando esce, il giorno che esce, il prezzo esce anche lui, quindi sì. possiamo stare tutti molto tranquilli, Possiamo sa penso. saperlo tutti contemporaneamente. Vediamo qualche altra caratteristica, anche perché siamo andati Guarda, queste avanti un qui poi attimo. tra l'altro non sono altro appunto che il riepilogo di quello che abbiamo visto, come è stato presentato appunto dalle pagine di Canon Italia, UK, USA, no? Quindi chi ha cercato informazioni sicuramente queste qui sono slide che magari Certo, vai. già ben presenti Vediamole, e vediamole qui comunque. infatti viene comunque sottolineato lo scatto continuo a 20 fps con otturatore elettronico e 12 fps con otturatore meccanico. Vediamo appunto sottolineati quelli che sono gli aspetti del video, quindi video 8K, registrazione interna dell'8K e il 4K fino a 120 fps, come sottolineavi tu, un 422 a 10 bit. Con l'opzione anche HDR di cui abbiamo parlato in parte già con Riccardo Andreaus, sarà un'opzione interessante da Il suo mondo quello. un'opzione da capire perché potenzialmente è un'opzione assolutamente interessante, però la cosa che fa impressione è la mole di dati, cioè qui stiamo parlando di RAW 8K, cioè un dato veramente incredibile, ma gli stessi 4K fino a 120 fotogrammi al secondo sono una mole di dati pazzesca che giustifica tra l'altro l'utilizzo, che spiega, non giustifica, spiega l'utilizzo di queste schede incredibilmente veloci per processare tutti questi dati, inevitabilmente, come dicevi tu all'inizio, no? Ma è il motivo anche appunto per il quale io a una parte di pubblico più amatoriale, per quanto evoluta, no? Perché sappiamo che c'è questa distinzione, anche l'amatore evoluto possibilmente mira, no? Ad avere quello che utilizza anche il Certo. professionista e gran parte delle cose ce l'ha. Però poi c'è un discorso che io sottolineo sempre, visto che poi appunto il primo scrupolo quando c'è un prodotto è quanto costano le schede, quanto costa per un computer che possa elaborare una determinata mole di dati. È quello a cui io invito a riflettere, ovvero tutti ci auguriamo che le caratteristiche migliorino, che le caratteristiche diventino quelle o che già hanno altri competitor o che possono servire a voi nel mondo del lavoro. Da un punto di vista più amatoriale, però, dove non c'è un'esigenza, ma c'è una voglia di possedere determinate caratteristiche in mano, facciamo anche i conti con quello che noi poi abbiamo a disposizione per poter lavorare una determinata mole, no? Di dati come questa. E quindi io ho sempre ricordato ad un amatore di turno, possibilmente, che già il 4K richiedeva in questi ultimi anni un aggiornamento di tutto quello che è il compartimento di computer, no? Che L'hardware, potesse certo, elaborare hardware e software. l'hardware, devono andare di pari passo, al pari di come, ecco, appunto. Sorridevo sentendo le obiezioni, ma quanto costano queste schede? Ma è normale, proprio perché vanno di pari passo, cioè non può diventare un cambio, un aggiornamento così importante di prodotto con dei numeri tali, non può avere un basso costo in termini di strumento, di mezzo che elabori determinate informazioni. Certo. Il digitale sono informazioni, più ci sono informazioni, più c'è bisogno di investire in tutta una parte che permetta la giusta velocità. Queste informazioni di essere lavorate, altrimenti paradossalmente diventerebbe un passo indietro. Certo. Sono curioso di sapere, vediamo tra chi ci segue, chi pensa di utilizzarla da un punto di vista fotografico, chi da un punto di vista video, chi da entrambi i punti di vista, per capire un pochettino qual è il pubblico, diciamo, di interessati a questo strumento. Intanto dici qualcosa sull'autofocus. Questo indubbiamente l'aggiornamento di processore, come è normale che sia quando esce un prodotto di fascia più alta, ha dato la possibilità appunto di lavorare su questo tracking, perché io lo ricordo, insomma, Canon sul tracking, anche se poi c'è stato bisogno di aggiornamenti di firmware sulla R, eccetera, ci ha sempre lavorato. Ricordiamo che è un brand che, come dire, che si è mosso nella mischia dei brand fotografici negli anni Ottanta proprio grazie all'autofocus, quindi è sempre stato un punto di forza di Canon. Il Dual Pixel CMOS F è stata da subito una tecnologia che, come dire, ha mostrato quanto era efficiente ed efficace proprio in termini di velocità e di riconoscimento del soggetto. Poi con l'ultimo aggiornamento della R, e in questo caso il potenziamento nel riconoscimento della parte, diciamo così, di avifauna, è indubbiamente qualcosa che va ad aiutare tantissimo il lavoro di fotografia, appunto, di naturalistica.
su questo penso che Andrea sarà entusiasta. Guarda, questa è stata molto interessante la chiacchierata. Intanto ne ho approfittato per rispondere a Francesco che ci chiedeva su cos'era l'HDRPQ e l'ho rimandato alle dirette Riccardo. con Riccardo, di cui ne abbiamo parlato approfonditamente. Michela ci fa sapere che lo utilizza sia foto che video. Infatti, prima giustamente aveva commentato da possessore di EOS R, non vede l'ora di provare, diciamo, questo strumento. Perché in effetti anche io, per esempio, faccio sia fotografia che video. Quando prima ho detto lo strumento totale, effettivamente sembra essere dalle caratteristiche lo strumento totale, cioè lo strumento che risponde a tutte le necessità attuali del fotografo, anche professionista, e ovviamente del videooperatore, videomaker, professionista che eventualmente, come ci ha detto anche Riccardo, si vuole inserire all'interno di produzioni più importanti, perché come crash camera, no, o come macchina per determinati movimenti, visto il flusso di dati che è in grado di realizzare, ti può permettere di affacciarti a un mercato assolutamente importante in termini di produzioni. Quindi, da questo punto di vista, no, sembra essere uno strumento, diciamo, unitario e unico. La cosa che diceva Ma però, è l'upgrade, è proprio l'upgrade per tutti. certo, la cosa che diceva Andrea, da un punto di vista della fotografia naturalistica, ci sono quelle specificità e unicità naturalistica e sportiva che giustificano assolutamente l'utilizzo della 1DX Mark III, perché ha un'assenza di ritardo, seppur minima, che però chi frequenta quei generi fotografici ben sa e non vuole avere. Quindi ricordiamolo sempre, non è la macchina, diciamo, top professionale pensata per questo genere. È una Certo. macchina un po' come il meccanismo della 7D rispetto, no, alla 1DX. È una macchina che ti permette di affacciarti in maniera anche A quel importante a mondo. quel genere, senza però avere tutte le caratteristiche da top di gamma, altrimenti costerebbe pure 6.000-7.000 euro, insomma, no? Esattamente. No, ma infatti ti ripeto, seppur non avendo informazioni dettagliate a riguardo, ci sembra palese al di là del nome, no? Perché il nome è ovviamente anche un richiamo che ha facilitato l'abbinamento di idee rispetto alla 5D, no? Che è sempre stato il prodotto più venduto, più utilizzato del mondo Canon, sia come fascia di prezzo sia come caratteristiche. È palese che si avvicina a quel mondo, a mio vedere, da quello che già sta mostrando, migliorando ancora questo tipo di segmento, proprio perché le richieste si sono fatte forti da tutti e due gli ambiti, sia fotografico che video. Certo. Il discorso appunto sulla scelta reflex o mirrorless rimane uno spartiacque principalmente per il mondo professionale e di tipologia fotografica sportiva o naturalistica, come sottolineato da Benedetti, perché appunto quel piccolissimo ritardo è un piccolissimo ritardo che però nota il professionista che fa solo quello nella vita, lui se ne accorge. E come? Se ne accorge perché, o comunque diventa anche un'abitudine. Poi magari saper utilizzare appieno a 360 gradi un prodotto come la R, magari poi compensa anche quel gap, perché poi è anche quella fase, cioè, no? O comunque, come diciamo, questo qui non è il top di gamma della R, ci sarà un top di gamma della R, non è ancora questo. Certo. E magari quel top di gamma riesce a compensare. Parliamo del novero delle probabilità, Sì, allora qui ovviamente, siamo. però è chiaro che l'iter è quello, cioè Canon sta facendo una linea di produzione piuttosto chiara. Quando è uscita la R, io gli dicevo no, è meglio che sia uscito un prodotto così, perché si pone proprio a metà tra una 6 e una 5, quindi avvicinando il pubblico più entry level a qualcosa, facendogli fare un upgrade e permettendo tramite secondo corpo macchina di conoscere il mondo R a chi viene da una classe superiore. Quindi è stato un discorso molto lucido. E che poi non è che si è sviluppato in 10 anni, si è sviluppato in 2 anni alla fine, Certo, come tutto il molto compartimento. molto veloce. Faccio una piccola nota per Rocco, Claudio, che ci parlano di 7D Mark II, 5D Mark III, no? O appunto utilizzatori già di EOS R. Storicamente Camera Service ha una tradizione dell'usato molto molto importante, no? Sia nell'acquisto che nella vendita. Proprio facendo forza, no, del fatto di essere un centro di assistenza e quindi di conoscere appieno, no, i propri strumenti. Per cui l'invito è che chi già pensa in qualche modo, no, a una sostituzione, di cominciare a parlare con Marcello
perché chiaramente no, il ritorno indietro di uno strumento usato in funzione di uno strumento nuovo ha delle particolari garanzie, no, fatte all'interno di Camera Service, e questo lo dico visto il contesto in cui stiamo parlando. Vediamo questi ultimi elementi e poi è ora di Sì. pranzo, cavolo, non me ne ero reso conto. Di base si sottolinea ancora quella che era stata la domanda posta da qualcuno poc'anzi, quindi la stabilizzazione 5 assi integrata in combinazione con le ottiche RF. Appunto, ricordiamolo che praticamente tutte le ottiche RF sono quasi tutte stabilizzate. Questo qui è sicuramente un aspetto che faceva presagire questo tipo di interazione tra corpo e lenti e che faceva presagire il fatto che Canon aveva riragionato tutto anche il parco ottiche in quest'idea, nel senso che ovviamente ricreare poi ottiche che sono sempre state le più indiscusse del mercato, comunque le più scelte, penso anche sulle 16-35 F2.8, no, del mondo EF, è diventato un 15-35, poi ne abbiamo parlato proprio la No, settimana sì. scorsa, seppur da un punto di vista fotografico, è diventata immediatamente un'ottica che richiedeva di essere stabilizzata, motivo per il quale aveva portato molti utenti del mondo video e del sistema EF a scegliere il 1635 ma F4 che era stabilizzato. L'altra volta ne abbiamo parlato tanto anche in termini di video. Sì, Alessio, usciranno altri obiettivi, ovviamente, ma già il line-up, no, del sistema R è veramente molto ricco. Abbiamo visto la triade, no, di obiettivi, o meglio, ne abbiamo cominciato a parlare col 15-35, 24-70, 70-100, ma c'è anche il 28-70, no, 24-105 e così via, oltre alle ottiche fisse. Ma stanno uscendo nel 2020, ci saranno ancora altre uscite, cioè diventa un line-up di lenti che arriva subito al numero 10-15 ottiche nel giro di 2 anni, Certo. è tantissimo. Io penso che ci sia un'aspettativa veramente elevata, sia per quelle che possono essere delle ottiche rinnovate nel mondo RF, sia per il fatto che la potenzialità del sistema mirrorless ha dato luogo, questo si è visto magari anche dai rumors, eccetera, del deposito di tantissimi brevetti, non tutti vedono la luce, ma si vede che sta dando luogo alla creazione proprio di nuove lunghezze focali all'interno del line-up. E questo, secondo me, è una cosa che fa gola a tutti, dall'amatore che magari cerca anche delle ottiche un po' più non così altospendenti, non così di qualità, ma che cerca comunque un parallelo leggermente magari su, che dirotti verso l'F4 sugli zoom o sull'F2.8 sulle ottiche fisse, senza dover arrivare agli F1.2 o F2 delle zoom, e invece per il professionista essere consapevole che ci sono delle ottiche zoom che di base soppiantano la praticità anche di dover scegliere tra le ottiche fisse da intervallare nel corpo. Certo. Fabio, c'erano altri elementi che volevi farci vedere? Guarda, no, di base queste qui sono le ultime due slide appunto sul mondo cloud, ma come vedete ancora le informazioni sono anche poche, riecheggiano più che altro quello che abbiamo detto, cioè di avere la possibilità con il cloud di mandare direttamente, scaricare direttamente sul computer di casa il proprio backup o mandare direttamente al lavoro il materiale che si sta producendo. E ovviamente qui si sottolinea quella che è stata invocata sempre a gran voce del doppio slot di CF Express ed SD per la macchina. Poi qui vediamo appunto, ci risoffermiamo soltanto in chiusura su quella che è l'ergonomia che ci aspetta da questa macchina, che come vediamo però per chi ha preso confidenza con il mondo R, sia tramite le attività che svolgiamo, sia tramite magari l'utilizzo del prodotto che ha acquistato, si ritroverà con facilità ad impugnare questo nuovo prodotto e a far sue le nuove caratteristiche. Insomma, io penso che al momento non ci sia una sola persona che non sia soddisfatta di quello che sta Delle leggendo. sole Poi parole, ripeto, pensa quando la tocchiamo. le parole, sì, no, ma è ovvio, dobbiamo ovviamente aspettare la prova sul campo, è giusto così, è sano così. È giusto che però le informazioni che sono state rese ufficiali diano prova del fatto che quello che abbiamo raccontato al pubblico in questi ultimi 2 anni non erano proprio balle, si stava lavorando proprio in questa direzione. A me fa molto piacere perché vuol dire che c'è un rispetto di quella che è un'idea di Canon molto più ampia, sia di prodotto sia di valorizzazione dei prodotti che escono. E questo è tanto, io lo sottolineo sempre, il giusto tempo che deve passare tra un prodotto e l'altro
per il cambio generazionale, per far sì che le caratteristiche non siano solo numeri, ma siano benefici nell'utilizzo pratico del prodotto. Certo. Questo è un qualcosa, è un concetto che mi auguro sinceramente che l'utenza di ogni tipo faccia proprio, perché diventa un modo di apprezzare volta per volta quello che c'è sul prodotto che si ha in mano. Molto chiaro. Molto chiaro, vediamo intanto se ci sono le ultime domande, magari così rispondiamo a qualche altra curiosità dovesse essere venuta fuori mentre parlavamo. Quello mi interessa molto il discorso che fai tu dell'ergonomia, è un tasto su cui ribatti varie volte, no? Te l'ho sentito dire durante i Canon Day, durante le uscite, perché poi le sensazioni tattili sono un aspetto fondamentale di chi utilizza veramente la macchina, non la tiene come oggetto estetico, no? Cioè il fatto che funzioni in mano, sia rapida, no? E sincera rispetto alle proprie aspettative. Ma soprattutto che non sia stancante. Non sia stancante, è tantissimo. Cioè io, per carità, ripeto, poi ognuno ha la propria abitudine, c'è chi lavora magari sempre con un monopiede, c'è chi lavora sempre con un'ottica fissa e corta in mano, c'è chi deve lavorare per forza di cose con degli zoom che sbilanciano inevitabilmente un po' di più il corpo macchina. Ottenere già solo dall'ergonomia il fatto di non avere una mano stanca migliora lo stesso aspetto fotografico, poi, certo, perché comunque ti permette di avere più lucidità se non sei stanco fisicamente nello scatto che svolgerai, che effettuerai. E questi sono piccoli argomenti che poi i numeri non ti possono dare. No, ecco, chiaro. Perché poi c'è un aspetto di prova sul campo che noi valorizziamo sia tramite Canon sia tramite l'attività che svolgiamo con Camera Service, di prova sul campo, che io invito sempre a fare ragionandoci, non cercando la raffica per sentire, no, il necessariamente soltanto l'effetto mitra sotto, ma per cercare di apprezzare se quello lì è il prodotto che diventa un tutt'uno con la tua mano. Anche il fatto stesso del segmento R, io lo ricordo perché poi parliamo di caratteristiche del corpo, ma ci sono delle caratteristiche che si integrano anche nell'aspetto lente, di avere la ghiera personalizzabile sull'ottica, nell'aspetto ergonomia, certo, è tantissimo, vuol dire che tu non devi mai staccarti l'occhio dalla fotocamera e continui a controllare la scena. È una cosa che un altro brand o dei prodotti di Canon precedenti non facevano. Questa qui già è una scelta e non è un numero, certo, è una scelta in termini di funzionalità, proprio di come adoperi lo strumento. Molto chiaro, Fabio, come al solito, insomma, sei stato molto, diciamo, limpido nella descrizione di tutti gli aspetti, ma soprattutto del loro utilizzo, che poi è la cosa che noi ci interessa di più, no? Parlare di numeri, ma numeri poi applicati alle varie necessità. Quindi ne abbiamo un pochettino per tutti. Si vede che sono io il primo ad essere entusiasta del prodotto, però. Ma io infatti non vedo l'ora di vederci a un photo walk con la R5 in mano, no, a vedere. Ricapiterà a breve, siamo fiduciosi. Sono partite due sfide ufficialmente. La prima è il primo che ci mette le mani sopra, la seconda è il primo cliente che se la compra. No, perché c'è già, lo so, da Marcello, tutta una serie di telefonate, no, che stanno girando dicendo a me la prima, quindi vedremo quello che succederà. Noi non lo diciamo se ci arriva a casa, perché sennò ci vediamo la fila, esatto, sotto casa, facciamo assembramento. Facciamo i vaghi in quel caso. Va bene, Fabio, allora grazie mille, se ci sono delle domande poi risponderemo eventualmente a seguire. Guardatevi comunque, se avete delle curiosità rispetto alle cose che abbiamo detto, le dirette sul nostro gruppo, Francesco, rimangono sempre nella sezione dirette video di questo gruppo a disposizione di tutti quanti, eventualmente anche su YouTube, li carichiamo con un leggero ritardo, ma stanno anche su YouTube. Fabio, ci vediamo presto sicuramente con altre chiacchiere, con altre cose da raccontare, eventualmente sul proseguio di questa discussione vedremo come va e quali notizie ci arriveranno. Con grandissimo piacere, spero presto di portare nuove informazioni. Va bene, a presto, ciao Fabio. Buona giornata a tutti, ciao Stefano.